cosa che è accaduta. E allora, noi c'è sempre un dibattito aperto, ovviamente, anche quando siamo in pubblicità, ma è giusto che sia di normalità. Così. Quelli che dicevano, ah, i tifosi, che bello, i tifosi fuori allo stadio, il rapporto con i calciatori. Fammi andare da Umberto. Alla faccia di chi voleva fermare il calcio, diceva che noi eravamo sciacalli. Scusami Umberto, perché so che stai per dire che certo Ancelotti ha sbagliato, ma pure i calciatori hanno sbagliato. Io vi prego per cortesia di dare il bicchiere d'acqua a Peppe Anicelli senza anfetamine dentro, per cortesia. Ma smettila! Perché è dopato, evidentemente. Ma non è vero, è dopato. Umberto. Il professor, apro una parentesi. No. Il professor Lopalco, che è uno che a mio giudizio è dei più seri e attendibili che abbiamo in Italia, è stato chiamato da Emiliano, il governatore della Puglia, perché lui è pugliese d'origine, per guidare la situazione Covid in Puglia, eccetera, grandissimo epidemiologo, ha detto testualmente: è assurdo che il ministro Spadafora non faccia il sport di contatto quando è evidente che la portata del Covid sta scemando, che gli asintomatici non sono più in grado di contagiare le persone e che la situazione è notevolmente mutata. Noi dobbiamo restituire ai nostri ragazzi lo sport e la scuola. Stiamo vivendo una situazione assurda in questo paese e io stasera voglio ribadire l'esigenza di normalità. Noi, specialmente nelle regioni del sud, dobbiamo tornare alla vita e consentire ai nostri ragazzi di evitare uno shock clamoroso, perché sono mesi che li teniamo chiusi e segregati. Devono tornare a scuola e devono tornare a giocare. Giusto. Detto questo, torniamo ad Ancelotti. Ancelotti ha detto De Canio, nel suo politichese, perché De Canio da democristiano lucano, no, assolutamente ti sbagli, lui è molto poco democristiano, a differenza tua che sei un cerchio bottista onoratissimo, lo so che sei onorato di esserlo. Lui parla il politichese perché a differenza di tante persone che hanno avuto 35 esoneri, 44 calci in culo, però vengono qua a pontificare con gente che ha vinto di tutto, no? Lui ha il rispetto della categoria, per cui le cose te le dice, ma devi decriptarle. Lui ha detto fondamentalmente che Ancelotti non era l'uomo giusto per Napoli. E io su questo voglio soffermarmi, perché sarebbe ora facile per me dire che avevo perfettamente ragione io, quando tra i primissimi ho cominciato a criticare Ancelotti, essendo uno di quelli che aveva creduto moltissimo dopo in Ancelotti. Mercato, ricordo già, proprio perché ero convinto. Ma perché Ancelotti, alla prima dichiarazione che fa, dice: prima volevo tornare in Italia, e questa era una delle poche squadre che mi poteva far tornare a certi livelli. Secondo, perché questa squadra mi piace, ha conoscenze. Sarri ha fatto un grande lavoro, ha molto elogiato il suo predecessore. Io ci devo solo aggiungere qualcosa di mio. Lui ha detto una cosa che è passata sotto silenzio. Lui ha anche detto: non ci sarà mai sulla Treccani l'ancellottismo, perché io non ho mai dato un'impronta alle squadre di gioco tale per cui verrò ricordato come Sacchi o come Sarri a Napoli. Questo è il punto di partenza. Perché se io ascolto le meravigliose monografie che fa Sky sui grandi campioni, Maldini, Ibrahimovic, intervistati da grandi giornalisti come Condò o come le storie di Buffa, eccetera, mi sento dire, e ci rimango colpito: Maldini, qual è il più grande allenatore che hai avuto? L'ha allenato Lidholm. Lidholm l'ha lanciato in Serie A. Io me lo ricordo a Napoli a 17 anni, nella partita del Milan per lo scudetto del Napoli. Te lo ricordi, Peppe, no? Era un mio estimatore. Era, esatto. Mi voleva a Milano, mi voleva alla Roma. Lidholm. Sì.
avuto Sacchi, che è stato un innovatore, quello che poi gli ha cambiato il mondo a Maldini. Ha avuto importantissimo lui in nazionale. L'allenatore più importante della mia vita, Ancelotti. Tu senti Ibrahimovic, Ancelotti. Tu senti Cristiano Ronaldo, qual è il tuo migliore allenatore? Ancelotti. Perché? Domandiamocelo. Perché però poi a Madrid al secondo anno viene cacciato? Perché al Chelsea al secondo anno viene cacciato? Perché al Paris Saint-Germain al secondo anno viene cacciato? Perché a Bayern Monaco al secondo anno viene cacciato? Domandiamocelo. Perché? E arrivo alla questione. Se ad Ancelotti dai una squadra che gioca da sola, fatta di grandissimi campioni, Ancelotti ti dà il meglio di sé, che è composto da due cose. E te l'ha detto lui, come si autodefinisce col suo libro, leader calmo. Ok? I grandi calciatori con Sacchi non gliela fanno più. Con Conte non gliela facevano più. Un giorno Pirlo fa di tacco, avevano già vinto lo scudetto, e Conte inveisce, e Pirlo gli fa, abbi pace, fammi giocare un po', no, cose così. Invece lui non li stressava, è molto furbo nel gestirli, ha quella bonomia, si dice bonomia o bonomia, scegli tu, ha quel savoir-faire, è un vero signore, è una persona per bene, è una persona piacevole. I media, gli arbitri. Sa allenare, come figlio di Lidl, sa allenare i media, c'ha una capacità. Quando si prese sotto braccio l'arbitro della partita, allora, col San Germano, e se lo portò in Ancelotti, mettilo in una gabbia di leoni, ne esce vivo, perché ci sa fare. Io lo vidi a San Paolo, nel sottopasso, e lo camminavo vicino a lui, la Juve venne a vincere a Napoli in Coppa Italia, era un Napoli disastrato, con Kovacevic, come si chiamava quell'attaccante slavo, fortissimo fisicamente, che si giocava il posto del Pira. E io vidi, lui fece subito una battuta per stemperare il fatto che questo aveva fatto due gol e che voleva giocare titolare. Io capii che Ancelotti era un gran furbacchione, uno navigato. Ma se ad Ancelotti, allora, questo Ancelotti è perfetto a saperlo fare. Ma se ad Ancelotti tu chiedi il leader carismatico, trascinatore, l'uomo di campo che ti dà la garra, che ti mette sotto pressione, quello che ti dà un impianto di gioco e ti dice dovete giocare in questo modo ripetendo 10.000 volte gli esercizi fino a mandarli a memoria, non è lui quello giusto. Infatti a Napoli non era quello giusto. Poi questa cosa del calcio liquido, del giocatore che deve fare quattro ruoli, Fabian Ruiz che gioca esterno destro, esterno sinistro, mezzala destra, mezzala sinistra, centrale di centrocampo, li ha mandati in confusione. A Salisburgo l'abbraccio è stato vero, perché anche oggi Insigne gli vuol bene ad Ancelotti, pur essendosi professionalmente trovato malissimo. Malissimo. Quindi il problema è che Ancelotti era l'uomo sbagliato per Napoli. Quando De Laurentiis dice mi sono accorto di aver sbagliato la scelta, non era adatto a Napoli, non intende dire 4-3-3 come stupida, intende dire che non era l'uomo che ci voleva. Gattuso, che è venuto da Buttafuori, quello che li avrebbe appesi al muro a questi quattro indisciplinati, quello che doveva fare il catenaccio e il contropiede, sta dimostrando invece una duttilità tattica per la quale io faccio chapeau, perché se Sarri avesse avuto questa duttilità tattica sarebbe stato forse il migliore allenatore degli ultimi 10 anni. Invece anche lui è un monotematico, è uno che all'80esimo continua a fare pressing alto pure quando non serve. Uno gli hanno tolto. Ma io vi do un consiglio, mentre parlate, vedo, prendetevi un caffè così vi calmate. Comunque fate disastri. Mentre dibattono. Ma io non vedo in che cosa
ci sia, io concordo con te completamente, però dico anche una cosa. Noi, quello che dicevi tu, la garra, il leader, l'ossessivo, l'avevamo avuto per 3 anni non vincendo nulla. Ma non vincendo nulla fino a un certo punto. Però se ti aiuta anche nel ragionamento, Siag. Grazie molto, signora. E cioè... Per 3 anni l'avevamo avuto. Forse per lo bello caffè, che chi non fa venire i nervi. Però quello mi fa venire i nervi. Perciò mi sembrava il momento indicato, sì, sì, diciamo, per aiutarvi nel ragionamento. Perché mi rende nervoso, diceva il film famoso. Invece, anzi, il caffè ti aiuta a seguire meglio il ragionamento. Muoio le mani, però... lo faccio così, guarda. Me lo bevo amaro, va bene così. Va. Allora, dicevo... Bevi l'amaro calice. Dicevo, cioè... Lo metto qui. In 3 anni... l'avevamo avuto quel tipo di allenatore . E purtroppo con un organico che secondo me almeno in uno dei 3 anni avrebbe bene, no, però mi devi far dire dammi un minuto, mi devi consigliare solo una chiosa, così ti do un argomento un anno più. Avevamo vinto, ti do un argomento in più, un anno avevamo allora innanzitutto Ancelotti un suo vero modo di giocare non ce l'ha. Ancelotti gli puoi far fare qualsiasi tipo di sistema di gioco perché lui non ha nessuna fissima. Quando si inventò l'albero di Natale famoso è perché le circostanze lo portarono a giocare così. Decise di fare l'albero di Natale perché giocò con Seedorf e Cagai. Arrivo al punto. L'errore tattico di base di Ancelotti, su cui si è giocato la sua permanenza a Napoli, è un errore clamoroso. Sai qual è stato? Che lui d'estate, dal via libera a Jorginho, perché il Napoli lo vende a 64 milioni, uno sproposito, e dice non voglio il sostituto di Jorginho per proseguire nel lavoro di Sarri. Il Napoli aveva bloccato Torreira dalla Sampdoria 25 milioni, se lo fa sfuggire va all'Arsenal. E dice chiama Amsic e fa una cosa che ti dico la verità. Era dei miei sogni, ci sono rimasto male. E dice, rimani con me, ti cambio ruolo, sarai il mio Pirlo. Per me Amsic poteva farlo. Lo prova in estate. Alla prova pratica, che alla prova pratica? Gli ha fatto fare le prime 2 partite, dove il Napoli le ha vinte tutte e 2, però prende molti gol. Invece di insistere su un progetto tattico e tecnico su Amsic, lo accantona dopo 3 partite. Il difetto primigenio di tutta la gestione Ancelotti nasce sul fallimento del suo esperimento di Amsic, che non lo gestisce. Però io vorrei parlare. Peppe, sì, perché però poi... Io volevo sviluppare il ragionamento, perché sennò diventa... Il punto non è questo. Il punto, secondo me, è un altro. Ripeto, tu... continuando a fare le stesse cose, otterrai sempre gli stessi risultati. Cioè, continuando con la strategia sarrista, avresti continuato infatti, a fare... Gattuso fa cose avresti diverse, Aspetta che ci arrivo. Avresti fatto cose egregie, che però non ti portavano a nessun risultato. Dovevi cambiare passo. Hai cambiato passo affidandoti a uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale, che, a mio giudizio, nel suo primo anno... tutto sommato ha prodotto un risultato positivo nel suo insieme, fatto salvo l'erroraccio, e non ho ancora capito perché, della Coppa Italia, che poteva rappresentare quella moneta che oggi permette a Gattuso di dire signori cari, in questo disastro io ho portato a casa un trofeo, primo. Secondo però, attenzione, forse se i calciatori avessero creduto di più in Ancelotti il secondo anno, fossero stati più duttili alle sue idee, accettando il fatto che lui che ha vinto tanto forse davvero ti può cambiare la vita e la carriera, beh, chissà come sarebbe andata. Non sono stati, non sono stati bravi i giocatori a recepirlo. O non sono stati bravi Ancelotti e il suo staff a trasmettere questi valori. Aspetta un attimo. Detto ciò, no, hai fatto la domanda, devi avere la risposta. Io resto col dubbio, però, perché noi abbiamo 2 eccellenti. Hai fatto la domanda. Ci arrivo. Fallo finire, poi vado dal mister. Noi abbiamo 2 eccellenti conduttrici, che sono Titti Improta e Francesca Fortunato. Sono eccellenti conduttrici. Mettiamo che per una
ragione non possono entrambe presenziare questo studio e noi siamo costretti a metterci, non ti offendere, non si offenda Titti, ci mettiamo il pupazzo gnappo. Il pupazzo gnappo, chissà chi ha bambini, sa che cos'è il pupazzo gnappo. Un pupazzo. Conosci il pupazzo ci mettiamo gnappo. I re travicello. Io ti assicuro che noi quattro non faremo una trasmissione bella come quella che facciamo con Francesca e con Titti, ma faremo una trasmissione accettabile. Purtroppo a un certo momento le prestazioni dei calciatori del Napoli sono andate al di sotto dell'accettabilità e io questo continuerò a rimproverare ancora, perché si poteva rimanere in linea di galleggiamento. Poi ripeto, le colpe vanno condivise. Ma quando una squadra è disorganizzata, non può fare bene. Ma non per non battere la squadra. La squadra è disorganizzata. Dai, tu hai visto la partita di Ferrari. Io ho visto una squadra disorganizzata. E voglio sapere da De Cagno e Bruscotti, che sono uomini di campo, se è l'allenatore, sono i giocatori che si devono adeguare all'allenatore o è l'allenatore che si deve adeguare al tipo di giocatori che ha. Questo voglio capire. Sì, ma per battere la spalla non è che ci voglia questa angoscia. Facciamogli rispondere perché poi voglio andare anche da Titti, ma voglio sentire le risposte. Umberto, io credo di essermi spiegato bene prima. Sì. Il calcio è sempre fatto dai calciatori, non c'è dubbio. E l'allenatore è bravo nel momento in cui riesce a sfruttare e a trarre il meglio da ogni calciatore, ma il calcio è fatto dai calciatori. Deve conoscere tutte quando le caratteristiche dei singoli. È chiaro che poi la sua bravura è quella di metterla tutti insieme. Io non uso, e cioè, di fare anche le scelte. Tu hai detto prima migliori. Che io uso il politichese. Io penso di essere stato invece molto chiaro nel rispetto. Sei molto del, rispettoso. Sì, giusto. Perché è giusto che sia così? Perché un allenatore che ha vinto tanto, che ha dimostrato la sua bravura, perché anche quello di saper gestire. Ciò non toglie che saper, a Napoli ha fallito. Ciò non toglie che a Napoli non ha potuto cogliere i risultati che lui per se stesso sperava e che tutti speravamo. Perché c'è, a mio avviso, un modo di vivere il calcio che non si addiceva a quello che invece era la realtà napoletana. Dico che se creato. Siamo dei calciatori, siamo adeguati all'allenatore? E l'allenatore, l'ho detto prima, l'allenatore deve capire tutte le qualità, le capacità dei singoli e poi dopo li deve assemblare tutti. Questo per lui. Anche ma io è chiaro che devo essere pronto, poi torniamo sul campo. Devo solo completare perché dopo se lui mi chiede, parliamo di calcio, quando avete vinto lo scudetto fino al Romano eravate in difficoltà, ma lì c'è la Maradona. Ma difficoltà relative, perché quella squadra diciamo era già messa c'era bene, ragazzi, è chiaro che è arrivato l'elemento che, il punto di equilibrio. Che ci ha dato quel piccolo e ci voleva la zingara per darci demme, ma non è che ci voleva la giochi zingara. Cambiato con quattro centrocampisti, purtroppo le scelte. Però Umberto, tu sei un esperto di tennis, Umberto, se tu mi dicessi io per esempio non avevo mai fatto l'inviato in vita mia. A un certo punto mi chiama l'editore e dice: Gianni, ma ti va di fare l'inviato in Champions? Cominciando una cosa che non avevo mai fatto? E ha sbagliato. Beh, io dico: ok, cioè mi ci metto in una cosa professionale che fai, l'inviato ha bisogno di tempi. Di uno... Parlavamo nello spogliatoio con Peppe e raccontava alcune cose della sua storia delle squadre. L'epoca bianca. Nei momenti in cui ha vinto lo scudetto si conoscono e si sanno delle cose e capisci la personalità e il momento e perché una squadra vince, che non è fatta solo di aspetti tecnici perché c'ha il giocatore più forte al mondo, perché anche prima c'aveva il giocatore più forte al mondo e ha fatto un nono, un decimo, ottavo posto. Un ottavo posto. Dico che in una squadra quando le cose non vanno benissimo, come non è andato bene il Napoli di Ancelotti, è perché in quel momento si sono verificate una serie di situazioni
che riguardavano il rapporto dei calciatori con la società, di alcuni con il presidente per i rinnovi dei contrattuali, per la filosofia e le idee dell'allenatore, per un diverso modo di giocare, di allenarsi, tutta una serie di circostanze che ha portato anche i calciatori ad avere delle reazioni diverse e quindi a vivere una situazione conflittuale con loro stessi, nel rapporto tra loro stessi, nel rapporto con la società e anche con l'allenatore, al quale dimostravano rispetto e stima per la sua storia, per le sue capacità professionali e umane, ma col quale probabilmente non avevano un feeling tecnico particolare. E il calciatore non ha poi la forza, la capacità di poter andare da un allenatore e dire non mi piaci come mi fai giocare, per favore. Cerca di mettersi a disposizione, ma nel momento in cui non è fortemente convinto. Quello è un grosso errore, perché poi queste cose si trascinano. Certo. Poi da uno si va a finire a 4-5 giocatori, come dicevi tu, che mi cambi ruolo. E io per giocare magari dico sì, però anche quello lì è sbagliato da parte del calciatore, perché io devo dare quello che so fare. Non posso andare come ripiego, perché ripiego lo posso fare una volta, perché io la squadra si trova in difficoltà, è chiaro che io forse sono quello stavo più venendo, stavo venendo al dunque, per questo ho fatto maggiore... sì, stavo venendo al dunque, per questo ho fatto l'esempio tuo. Un aspetto di responsabilità, per quanto riguarda quella corresponsabilità di cui parlavamo prima, è che logicamente questa squadra non ha mai avuto dei leader come eri tu, bravo. Mi hai raccontato quelle cose. Ma non ero solo io, c'era tanta gente. Concludiamo, vi prego. Questa squadra, pur essendo dei bravissimi, dei calciatori fortissimi. Chiudiamo il ragionamento, dicendo solo una cosa. Quando uno parla, io ho avuto l'avventura di parlare con quelli vivi tutti, fino a Mario Corso che ho intervistato per ultimo, quelli della grande Inter, Herrera, che era cieco in panchina, le partite non le vedeva proprio, grandissimo preparatore, motivatore, in campo, Picchi diceva non lo date retta, facciamo a modo nostro. Lui, Suarez, in mezzo al campo, decidevano le cose e la squadra vinceva, perché c'era gente con la personalità vera. Allora chiudo così, mando Mida, vediamo Titti, cosa ci dice, e poi vado da Titti, così lo chiudo. Titti, Mida. Titti sulle percentuali.